Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono LB Makeup Love. Come sempre, prima di iniziare il video, vi invito ad iscrivervi sul mio canale, a lasciare un pollice in su e ad attivare la campanellina. Allorissima, allora oggi video sui miei prodotti preferiti 2022, ovviamente versione low cost. Siamo tutti più o meno intorno i 10 euro, c'è giusto qualcosina un po', però siamo sempre sui sotto i 15 euro. Vi dico che qui quello che vi mostrerò, perché di prodotti low cost quest'anno ne ho acquistati veramente tanti, tanti, me ne sono piaciuti veramente tanti. Vi dico su alcune novità low cost, non sono dei flop, non sono tanti. Per fortuna ho sempre acquistato prodotti che mi sono piaciuti. Tanto vedrete poi il video sui flop, che vedrete che è sui low cost no, non c'è tanto. Infatti, alla fine farò un unico video sui medium, high cost e low cost, i flop, proprio perché non sono tanti. Allora, direi di iniziare subito. Anzi, se mi vedete un po' palliduccia, ma vi dico il fondotinta che ho usato oggi. Dallo specchio mi sembrava, diciamo, tranquillo come colore, ma vedo dalla fotocamera che oltre che sbiancarmi mi ingiallisce veramente tanto e ho comunque una luce fredda, quindi vabbè, cioè parlo della Magic Wand di Mesauda. Vabbè, parte le chiacchiere, direi di cominciare subito. Allora, sui prodotti che comunque vi ho fatto vedere già in vari video, texture e quant'altro, vado velocemente, se no altrimenti dura un'eternità. Magari su prodotti che ancora non vi ho fatto vedere mi soffermo di più, come è successo appunto con l'altro video nella versione high cost. Primer, lui, la Revlon Liquid Filter, ovviamente come potevo non menzionarlo, mi piace, 14,99 € nella shade numero 1, ho la shade anche numero 2, ma quella lì è sbagliata perché è gialla, gialla, gialla. Ma avendo poi acquistato, vedendo quei vari swatches reali e non quelli che si trovano sui siti che non sono reali, ho dedotto che poi la 1 sarebbe stata quella perfetta per me. Infatti, c'è un video dedicato, però ve lo dico: è un, diciamo, primer da un finish luminoso. Fa risaltare qualsiasi cosa, dal fondotinta matte, super matte, dal cerone, dai semi matte, bello, bello, bello. Vi dico che è qua sono un po' di quello di Charlotte Tilbury. Quello di Charlotte Tilbury è una texture un po' più leggera, questo è un po' più pastoso, però se è lavorato bene, top, bello. Altro primer che ho adorato, più che altro è una crema primer. Questa qui che è uscita, questa, cioè un po' prima di quest'estate, la Hello Good Stuff, e la linea alla fine, la crema alla banana, raga. Raga. Voglio dire, se l'avete provata, ce l'avete, potete confermarmi che è l'odore di questa crema, cioè, è da mangiare. E vi dico che non è quell'odore chimico che molte volte nei cosmetici si sente, della banana, la fragola che non sa, ma sa più di, diciamo, frutta scaduta, ma questo sembra veramente di mettersi una mousse, un gelato alla banana, buonissimo, buono, buono, buono. Vi dico che questa può essere utilizzata come crema da skincare, ma io può essere anche utilizzata come primer, io la utilizzo principalmente come primer. Quest'estate che la utilizzavo, l'ho utilizzata spesso ma non tantissimo, perché comunque è una crema tra virgolette abbastanza pesantuccia, quindi è una crema direi nutriente, ha una texture mussosa, non è proprio una vera e propria crema, e vi dico che essendo abbastanza pesante la sentivo sul viso, la sentivo assolutamente. Invece, adesso che la sto riprendendo, la sto riutilizzando, vi dico che con la pelle, che con questo freddo, anche se qui non è che abbiamo freddo come magari voi del nord, che ho visto che neve e quant'altro, noi qui le temperature che abbiamo avuto più fredde, almeno fino a ieri, erano
2 giorni sono durati 7-8 gradi, ma di solito sui 10 gradi, quindi però vi dico, con quelle temperature la mia pelle è veramente secchissima. Lo sto utilizzando, vi dico che rispetto magari all'estate non mi separa nulla. Mi lascia la pelle bella luminosa perché non finisce questa crema luminosa, dà un effetto rimpolpato alla pelle. Ovviamente pelle super morbida, raga. Bella, bella, bella. Questa io credevo che non era in linea permanente, ma l'hanno inserita finalmente perché c'è stato un periodo come uscì perché volevo prendere quella di backup, perché io poi quando amo un qualcosa io poi devo sempre prenderne due alla volta. Vi dico che in giro di poche settimane era sparita, infatti l'ho ritrovata di nuovo disponibile, mi sa, il mese scorso, un mese e mezzo fa. Vi dico che sicuramente lo riacquisterò, ma cioè, bella, bella, bella. Beh, togliendo che stavo vedendo che l'ho fatto uscire tutta fuori, vabbè, ve la consiglio assolutamente. È chiaro, per chi la pelle è grassa, no, ve la sconsiglio assolutamente perché, ripeto, è una crema abbastanza ricca e può essere, ripeto, utilizzata come crema o come primer, che io appunto utilizzo come primer. Allora, dov'è l'altro primer? Eccolo qui. Vi faccio vedere un prodotto che anche lui, sempre di Essence, questo olio per il viso, sempre della stessa linea, può essere utilizzato come olio da skincare, quindi come ultimo step dopo la crema, o può essere utilizzato come primer, o io l'utilizzo un'altra alternativa. Allora, secondo me voglio specificare questa cosa perché alcune persone mi hanno scritto su Instagram, perché io dico sempre che ho la pelle secca, che molte volte sembra come se abbastanza lucida la mia pelle, quindi come se fosse grassa. No, raga, allora io avendo la pelle super secca, io metto sempre, cioè proprio come ultimo step nella mia skincare, io uso sempre l'olio. Però non oli del genere, che sono utilizzati anche come make-up, proprio oli prettamente della linea skincare. Quindi è chiaro che l'olio comunque rende la pelle più lucidina, diciamo, più effetto unto, tra virgolette. Quindi per quello me la vedete molte volte lucida, però non ho la pelle grassa, ma magari. Però quest'olio io lo utilizzo né come primer né come skincare, ma lo vado ad utilizzare miscelato veramente una goccina a tutti col fondotinta, dal finish matta, semi matta, pesantucci. Perché questo? Perché se vi ricordate, vi ho detto in molti video che io l'anno scorso, diciamo, il mio mood di prodotti per la base fondotinta erano quei fondotinta coprenti, diciamo super coprenti, quindi con finish matte. Siccome alla fine ne ho parecchi aperti ed utilizzarli da soli non mi piacciono perché io, ripeto, preferisco fondotinta dal finish super luminoso, ho scoperto questo olio miscelato con quei tipologie di fondotinta e, raga, il fondotinta cambia, cioè oltre che lo rende più leggero, oltre lo rende da un finish super luminoso. Voi dite sì, ma le due componenti, poi che cosa succede sul viso? No, non si separa, raga. Rispetto invece, provato con l'olio di Mesauda o l'olio di Astra, lì lo separa il fondotinta. Invece con questo, no. Anzi, se vi interessa la questione appunto, come trasformare fondotinta matta in fondotinta appunto più luminosi, fatemelo sapere che magari ve lo faccio vedere anche questa piccola chicca che ho imparato a utilizzare, che ovviamente ve lo faccio vedere. Diciamo che come primer no, non c'è più nulla perché ovviamente sono quelli più recenti sì che ho acquistato, poi del resto sono tutti prodotti che ho acquistato magari l'anno scorso, novembre, dicembre, non è corretto farvelo vedere, ma sono veramente tanti, avrò modo di girare altri video su magari i miei primer preferiti o
altri prodotti di altre categorie, quello sicuramente non mancheranno con l'anno nuovo. Però un altro prodotto che più o meno è un primer ma anche crema colorata, questa qui sempre di Essence. Io con i prodotti Essence impazzisco. È la Magic Ali One, giusto? Sì, Face Cream. È una crema, allora, è bianca, che all'interno ha delle micro particelle, microsfere colorate, che scaldandole appunto sul viso si rompono e vanno a darti questo colore. Allora, vi dico che Essence la presenta questa crema, questo prodotto, come una crema adattabile a tutte le tipologie di carnagione, a tutti i colori. Però no, raga, no, no, cioè, ve lo assicuro, perché quest'estate che ho truccato una mia amica che aveva comunque una carnagione abbastanza molto più scura della mia e voleva comunque una base veramente super leggera, l'ho provata. No, no, è veramente chiara. Io questo prodotto vi dico che l'utilizzo sia da solo, anche se questo l'ho usato più l'estate da solo che non l'inverno, perché l'inverno, se mi piace comunque mantenere sempre quella base leggera, ma un po' più coprente, diciamo così, rispetto all'estate. Quindi questa, in questo periodo la sto utilizzando, vi dico, come primer, come base, e poi ci vado ad applicare tipo lo Skin Realist o quant'altro. Però ripeto, questa è una cosa che faccio io, sono quello che mi vado inventando io con i prodotti. Vi devo far vedere, raga, vi devo girare assolutamente un video di tutte le cose che io faccio con il make up, che non sono destinate magari a quell'uso. Rimarrete, però funziona, quindi voglio dire. Però questo qua, io faccio questo utilizzo, ma questo nasce come crema colorata. Io la consiglio veramente tanto, ovviamente per chi ha la pelle secca e non ingrassa. Veramente bella, bella, bella. Sul viso è leggera, ma vi dico, è strana come prodotto, perché è veramente leggera, non si sente sul viso, però ha un finish, direi, luminoso, tanto luminosa, cosa che di solito tutti questi generi di prodotti con il finish super luminoso sul viso sono un po' pesantucci. Però questa, no, bella, 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 5 euro di crema, ragazzi, cioè, voglio dire. Poi direi di passare ai correttori. Vabbè, di correttori sono solo due, di cui una è un'ultima novità uscita 20 giorni fa, ma no, vabbè, io l'ho acquistata 20 giorni fa, ma è già uscita da un paio di mesi. E poi un prodotto che ve ne parlo sempre, il Bare With Me Concealer Serum di NYX. Io sono nella colorazione Vanilla, che è la colorazione che uso in questo periodo, però ho anche la Nude. Allora, la Vanilla mi sembra la numero 03, sì, guardate, è abbastanza neutra. Mi piace ovviamente come correttore, perché è un correttore versatile che può essere utilizzato appunto per coprire le occhiaie. Vi dico che comunque ha una coprenza leggera, media, ma definirei più leggera. Non si sente assolutamente sul contorno occhi, e lascia un finish super radioso, raga, bellissimo, lo adoro, lo adoro, lo adoro. Ma vi dico che io lo uso molte volte, però più che altro la nude. Magari tutte quelle volte che magari vi dico, più che altro all'estate, voglio comunque giusto dare un tocco di uniformità al viso, perché questo, ripeto, può essere utilizzato anche su tutto il viso. Però peccato, io spero che facciano identico, identico versione fondotinta che non il correttore, perché capite, comunque questo è un 9 ml, quasi 10 ml, 9,6. Avrei preferito direttamente la confezione di un fondotinta, però appunto è versatile, perché può essere utilizzato sia come correttore che come, diciamo, fondotinta. Bello, 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 lo adoro. E come novità, che raga, io ho perso la testa per questo prodotto. Chi mi segue sull'altro social, ve l'ho già fatto vedere l'azione, cioè, ovvero in lui, il Super Stay Active Wear, il correttore di Maybelline. Bello, bello, bello.
È un correttore. Allora, io ho due colorazioni, avevo preso l'11 in un negozio della mia città, in un centro commerciale, poi arrivato a casa ho notato che la 11 era troppo chiara, quindi poi l'ho riacquistato, anzi quando sono andata per riacquistarlo nella colorazione più scura era sparito dal negozio, non c'era più nessuna colorazione e l'ho preso poi online da Douglas, approfittando di quella giornata che c'erano spese di spedizione gratuite, infatti mi dispiace di aver fatto venire apposta il corriere per 8 euro di prodotto. Vabbè, allora 11 e 15, vedete la differenza veramente è abissale, è chiarissimo la numero 11. Per un correttore super leggero ha una consistenza abbastanza acquosa, ma è strano perché è un correttore che dal momento in cui lo applichi, anzi vi dico che se non l'avete ancora provato e avete intenzione di provarlo, vi do un piccolo consiglio. Questo correttore come lo applicate lo dovete immediatamente stendere, lavorarlo, perché si asciuga subito, cioè si setta e poi non lo muovete più. Infatti io con questo le prime 2 volte ho messo la cipria ed era bello l'effetto, ma senza cipria mi piace ancora di più l'effetto. Ha un finish, non dico matte, ma neanche luminoso. Non va assolutamente nelle pieghe e dura tutto il giorno. Bello, bello, bello. Ripeto, non ha un'alta coprenza, ma direi più leggera, media, tipo questo qui di NYX. Bello, bello, bello. Poi direi che prodotti per la base, anzi no, prodotti contouring. Due che ho scoperto quest'anno, Ultra Creamy Bronzer di Makeup Revolution e il Putty Bronzer di e.l.f. Lui, non vado oltre, ve li ho nominati, stranominati. Vi faccio giusto nuovamente i swatch. So medium e light, che stranamente medium è una colorazione un po' più freddina, anche se dalla fotocamera non si vede, però se avete visto il video dedicato su di loro avete visto che poi la medium applicata poi sul viso risulta abbastanza freddina. Allora, medium e light è più neutra, vi dico, scopertona, cioè 7 euro, anzi ho visto che mi sa che adesso è aumentato 8 euro, ma io lo preferisco, vi dico, di poco, però lo preferisco di più rispetto a quello di Huda Beauty, il Tantor. E sapete che di quello di Huda ne ho acquistati tantissimi, sono già la quarta confezione. Ottimi, cioè facili da sfumare, pigmentati, durano tutti i giorni e hanno un finish non matte ma neanche luminoso, però lasciano per l'effetto di bello, bello, ragazzi, cioè bellissimo. E appunto loro i Putty i Putty Bronzer di e.l.f. Ce la faremo oggi. 7 euro di l'unica cosa scomoda sono il pack, che è veramente, cioè, per mettere il dito e prelevare il prodotto, o il pennello è veramente difficile ogni volta. Allora, ho la colorazione fredda, è una colorazione neutra. La fredda è Feeling, sì. La colorazione più neutra è Honey Drip. Allora, qua fredda neutra, vi dico loro rispetto magari a questi qui, questi appena lo si applica bisogna immediatamente procedere a sfumarlo perché si setta immediatamente, si fissa da solo. Questi sono bronzer dal finish abbastanza matta, non sono luminosi, belli belli belli, raga, cioè li adoro. Come blush, come non menzionarvi loro, vi dico di Lacoste quest'anno sotto i 15 euro e che adoro, sono solo loro, di Elfa sono gli stessi, anzi no, solo uno è quello dal finish luminoso nella colorazione e Barbados. Li adoro, stesso discorso dei bronzer, si fissano da soli immediatamente, quindi bisogna lavorarli subito. Che poi vabbè, li definiscono luminosi, ma non direi tanto luminosi. Colorazione abbastanza aranciata, poi ho Bahamas nella versione matta, aranciata ovviamente, e poi per ultimo ho una colorazione
rosata non scelta da me perché in un ordine che feci, l'unico ordine che feci sul sito di Elf c'era in omaggio lui. Eccolo qua, rosato, che ogni tanto vi dico, cioè comunque è utilizzato. Vabbè, qui che vanno a finire nei prodotti in crema, sempre i peli dei pennelli, che sembra brutto da vedere, sembrano altro, però no, sono quelli dei pennelli. Vi dico, dicevo, ogni tanto lo utilizzo, però non è tra i miei preferiti come colorazione, però come prodotto in sé per sé, raga, ottimi, belli. Come blush sono questi qui, raga, perché sapete che ho acquistato anche qualche blush in polvere, ma non dico che mi piace come texture, ma non mi fanno impazzire, ma non perché non ne valido il prodotto, ma perché io prediligo appunto questa tipologia di prodotto, cioè prodotti in crema, liquidi e in gel, perché sì, esistono anche blush in gel. Beh, sono andata già oltre, ma non vi ho fatto vedere, mi sa. So. Mi ero scordata, vabbè, io sempre la disordinata che c'è in me si fa vedere sempre. Il fondotinta. Allora, di fondotinta vi dico, credevo che, perché sono tanti alla fine che sto amando in questo periodo, però poi controllando, perché io di tutti questi prodotti, perché non ricordo più effettivamente se l'ho acquistato magari inizio 2022 o meno, sono andata poi a sbirciare almeno quelli che ho acquistato online, che mi ricordo i vari storici ordini nei vari siti che ho acquistato. La maggior parte sono tutti che ho acquistato a novembre e dicembre dell'anno scorso. L'unico fondotinta di nuovo che ho acquistato, perché la maggior parte che ho acquistato quest'anno, che mi hanno fatto impazzire, sono dei ricomprati, quindi dei riconfermati. Però l'unico che ho acquistato e che mi piace veramente tanto è lui, ma sapete che ho una fobia, io ho fobia, diciamo una pazzia più che altro per i fondotinta, ne ho veramente tanti e vabbè, però diciamo quello proprio che mi piace veramente tanto, che ho scoperto quest'anno, questo qui della Deborah, l'Instant Lift. Questo qua l'ho acquistato vedendo un video di Giulia Mapelli, dove appunto lo mostrava anche in applicazione. Raga, veramente, come lo diceva lei, che è un fondotinta veramente leggero sul viso, ma da media coprenza e da un finish luminoso, è vero, bello. Io ce l'ho nella colorazione numero 2, che vi dico, può sembrare un po' scuretto, ma sul viso si fonde, che è una meraviglia, perché ossida leggermente, ma raga, leviga qualsiasi cosa, ma rimanendo comunque leggero sul viso, ha un finish appunto non matte, da quell'effetto rimpolpato proprio di pelle sana, meraviglioso. Vi dico, io l'ho acquistato nella mia profumeria di riferimento, che appunto vi nomino sempre, intorno ai 10-11 euro, però ho visto stamattina, prima di appunto di registrare il video, che adesso è arrivato intorno ai 15-16 euro. Però vi dico che proprio l'altro giorno, affacciandomi appunto allo stand di Deborah, ho visto che il prezzo è sempre quello, 11-12 euro, quindi non so perché magari lì 11-12 euro online un po' di più. Io ovviamente ve l'ho inserito perché quanto l'ho pagato io a prezzo pieno senza sconto. Quindi top. Sapete che poi di fondotinta c'è l'Astral The Universal Foundation, che mi piace, come anche il Natural Pretty di Essence, come anche il fondotinta della Rimmel, quello col tappino rosso. Tanti altri fondotinta comunque low cost, ma che non vi ho inserito, come quello della Debbie, perché non sono acquisti di quest'anno. Diciamo che per la base vi ho fatto vedere tutto. Vabbè, la cipria, questa qui in polvere libera di Astra, della linea Pure Beauty, vi dico ottimo prodotto, 6,50 euro. Ribadisco, vabbè, ve l'ho già spiegato in più video, l'adoro, però ho riscontrato nell'ultimo periodo che, come il cipria, è bellissimo su correttori idratanti, però su già fondotinta e correttori, io vabbè, la parola sempre fondotinta, ce l'ho sempre, vabbè, su correttori un po' più pastosi, tipo quello di Huda, quello di Anastasia o quello di Dior Backstage,
Segna un po', però sul fondotinta tipo lui, Elf Cosmetics, la versione idratante, quello di Nabla, non ha questo problema, anzi, però veramente valida, leviga qualsiasi cosa. L'unica pecca, ribadisco, è il pack che è orrendo. Cioè, guardate, cioè, è più quella che butto ogni volta che non quella che, guardate, cioè, la nube di polvere, però veramente ottima. Direi di passare mascara. Mascara, c'è stata veramente una scopertura quest'anno. Sono quattro, ovvero sempre Deborah. L'Instant Maxi volume 24 ore, ve l'ho già fatto vedere, ragazzi. Bello, bello, bello. Ripeto, voglio girare assolutamente un video. Anzi, fatemelo sapere se vi può interessare, no, altrimenti inutile che. Lo faccio con una full face con prodotti di Deborah, perché ci sono alcuni prodotti, ragazzi, che ho provato e che ovviamente continuo ad utilizzare, veramente belli. Questo mascara super nero, vabbè, io ce l'ho nel pack, nell'edizione limitata per Paola Turani, però vi dico, è nella linea permanente con il pack, se non erro, grigio. Ma volume, le in curva, super nero, li allunga, bello, 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 e dura veramente tutta la giornata. Qui siamo sugli 8,90 euro. Poi, ovviamente, vi dico, io questo, il Falsies Lash Lift Ultra Black, scusatemi, di Maybelline. Io ho anche l'altra versione, come anche la versione waterproof. Però questo io lo adoro ancora di più perché ha quel nero, ma un nero intenso spettacolare. È un mascara comunque volumizzante, ragà. Vi dico che non li appiccica, non fa quell'effetto. Come dire, perché molti fondotinta, diciamo abbastanza, perché questo è un fondotinta, ma perché, ragà? Fondotinta, mascara pesanti, di più io ho notato su mascara volumizzanti tende magari nel corso poi della giornata a farle scendere proprio perché sono un po' più pastosi. Questo no, cioè le mantiene sempre su, il volume rimane veramente tutta la giornata e non si sgretola. Bello, cioè guarda, penso che già si percepisce dallo scovolino il nero. A differenza, vi faccio l'esempio di questo qui di Essence. Allora, non so se si percepisce. No, no, qua sembra questo più nero, però vi assicuro che. Allora, faccio una cosa che non si dovrebbe fare. No, no, no. Non riuscite a percepirlo. Vabbè, volevo farvi vedere il nero. Vabbè, tanto ve lo mostrerò in un video, però vi assicuro che è un nero, ma un nero che è impressionante. Vabbè, visto che ve l'ho fatto spoilerato, lui è il Sensitive Wow di Essence. È un corre... Vabbè. È un mascara adatto per occhi sensibili, però è un po' contraddittorio perché è sensibile ma waterproof, perché solitamente, almeno di quello che quando lavoravo in profumeria mi dicevano, perché ho fatto anche un corso, mi dicevano che per chi ha occhi sensibili, soprattutto anche chi ha le lenti a contatto, è sconsigliabile utilizzare mascara waterproof, quindi non lo so. Però vi dico anche questo mascara a 3,79 euro, che poi è lo standard come costo di mascara Essence. Valido, valido, valido. Le incurva, le volumizza, le allunga anche lui, abbastanza nero, non come quello appunto della Maybelline, ma ottimo, ottimo, ottimo. Fatemi sapere ovviamente se giù nei commenti, se volete poi magari su alcuni prodotti specifici vederli magari in applicato, che ovviamente vi giro, mi metto subito all'opera per girarvi il video. Come non menzionarvi, questo è proprio il mio in assoluto, dopo quello di Diego Della Palma e di MAC, che adoro, adoro. Il 100% clean di Debbie, inutile
Stagli a dita perché tanto ve lo nomino sempre, bello, 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 in curva volumizza anche lui, li allunga, super nero, bello, bello, bello. Quante volte ho detto bello in questo video? Non lo so, vabbè. Direi di passare adesso, a prodotti occhi, che poi prodotti occhi sono solo matite, l'unica che ho acquistato quest'anno, che non sono uscite quest'anno, ma io le ho scoperte quest'anno. Le Epping Wear, la versione colorata di NYX. Raga, cioè, voglio dire, no, ho l'altra colorazione che non trovo, vabbè. Avevo quella sul celestino. No, non la trovo. Belle, belle, belle. Sono super pigmentate. Cioè, guardate il bianco. Il rosa. E si fissano, non vanno via, cioè anche con temperature di 60 gradi. Non li ho mai provati 60 gradi, ma 42 gradi, sì, vi dico. Cioè, ma anche all'interno dell'occhio, raga, durano. Giallo, cioè, bello, cioè, guardate, bello, bella, un bel punto di giallo. Bellissime, queste costano 6,90 euro, ma... Prese da Pinalli le ho pagate anche meno, sempre con i famosi sconti, belle come matite. Come prodotti invece labbra, qui c'è un po' da sbizzarrirsi, perché? Allora, di prodotti labbra, vabbè, vi faccio vedere giusto così. Vi faccio pochi swatches perché, come appunto, ho risposto anche a una ragazza in un commento su una richiesta di vedere un po' di vari swatches su prodotti labbra. Non ve li faccio più di tanto perché ho intenzione di girare un video su i miei prodotti preferiti in labbra con eventuali combo labbra, quindi matita e rossetti, dove appunto poi vi swatcherò il tutto. Però ho preso giusto alcune colorazioni che sono quelle le mie preferite, ma sapete che le ho tutte 35, 25, 15 e 10, ovvero sto parlando delle Super Stay Vinylink. Sono tinte labbra dall'effetto, diciamo, vinilico lucido, e vi dico, vedendo un po' di vari video in giro, video recensioni, vi dico che a me l'effetto lucido mi dura tutto il giorno. Il 10, cioè, raga, bello. Come anche, vabbè, la mia in assoluto preferita è la numero 15 e il 25. Il 25, vi dico che questo è il rossetto che utilizzerò il giorno di Natale, ve lo dico già. Ve lo dico, cioè, il giorno di Natale 25 andrò di lui. Belli, che ve lo dico a fare. A me non seccano le labbra, durano tutto il giorno, anzi sono anche difficili da struccare. Come anche, io le ho scoperte quest'anno, le NYX XXL, ok, le Lingerie XXL di NYX, anche queste, ne ho tantissimi colori. Questi, vi dico che sono state una scoperta. Grazie a una ragazza che seguo su Instagram, dove appunto le mostrava e faceva diciamo un video test, e vi dico, raga, io ero rimasta scioccata sulla durata perché faceva vedere che mangiava la pizza, pasta con il pomodoro e non andava via. Ed è vero, cioè, bella, bella, bella. Allora, la mia colorazione preferita, ovviamente, una colorazione abbastanza freddina, Turnanna. E anche questa qui, la Strip Down, più un color malva. Sono delle tinte labbra a lunghissima durata, non segnano, quindi danno quell'effetto levigato alle labbra. Durata, ripeto, pazzesca, 9,90 euro di vabbè, di costo, vabbè, ce la faremo, ragazzi. Ok, poi come rossetti, anche lui, anche di questa linea, la l'Hydra Matte di Essence. Ho quasi tutte le colorazioni, ma vi ho preso le mie preferite, quelle che utilizzo in assoluto. Cioè, infatti, ora, vedrete le condizioni del 402, cioè,
Io ho già gli altri due di backup. C'è il 402, un color nocciola che qui sembra più che altro forse calvina, ma è veramente chiara. Bellissimo con la combo labbra, vabbè, vi faccio già lo spoiler, della matita labbra di Nabla, la 03. Cioè, che ve lo dico a fare? Belli, 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 colori super pieno, effetto levigato sulla pelle, sulla pelle. Oggi come sto parlando, raga? Cioè, vabbè. Sulle labbra. Non segnano, l'unica cosa, essendo rossetti, non hanno una durata, però 2,99 euro di rossetti, ragazzi. E poi questo qui, il 401, sì, bellissimi. Come anche, vi dico, sono usciti da un bel po', ma io li ho acquistati quest'anno, i Lifter Gloss sempre di Maybelline. Raga, ve l'ho già detto, sono dei lucidi meravigliosi, super brillanti, nonostante appunto siano dei gloss, durano sulle labbra e vi dico che cioè, li adoro, li adoro, li adoro ed hanno un costo comunque. Allora, vabbè, qui varia un po', tipo vi faccio l'esempio su Amazon, lì si trovano a 7-8 euro, su Zalando molto spesso sono scontati a 9 euro, o su Dugo si trova vario il prezzo, però comunque siamo lì dai 8 ai 10 euro. Belli, belli, belli. Io attualmente ho la colorazione dallo 01 allo 07. La mia colorazione preferita ovviamente è la 07, un nude aranciato, bellissimo. Belli, belli, belli. Poi io direi come ultimi prodotti, ovviamente le matite labbra. Allora, loro sono state scoperte di quest'anno, ottime, ottime, ottime. Allora, vi dico che, vabbè, io ve ne ho presa una così a caso, però proprio tutte le matite di NYX per le labbra. Sia queste qui, quelle della linea Basic, quelle che hanno un costo di 3,50 euro, come anche quelle diciamo waterproof, che hanno un costo mi sa, di 5,90 euro. Però io vi metto come simbolo ovviamente come matita, però tutte le matite di NYX mi piacciono, sono veramente belle. Queste, ripeto, non sono waterproof, ma comunque durano sulle labbra. Questa è la colorazione Ever, scusatemi. E questa qui io la vado ad abbinare sul rossetto 401 di Essence. Che, ripeto, magari qui non rende, ma sulle labbra l'effetto di questa combo è veramente pazzesca. Le adoro. Voglio dire, ovviamente 2,90 euro di matita, ve l'ho già detto, le lip pencil della linea Pure Beauty di Astra, meravigliose. Non vado oltre perché anche qui ve le ho nominate spesso in video low cost, super pigmentate. Questa è nella colorazione 03, sempre nude. Voi dovete vedere, raga, dal video di decluttering, dove appunto vi ho fatto vedere le matite e sono moltiplicate. Ho l'ossessione adesso dei prodotti labbra, cioè non ce la posso fare, vabbè. Però, belle, belle, belle. È peccato, ripeto, che non hanno una durata chissà quanto. E ovviamente vi devo menzionare anche le pastello di Neve Cosmetics. Queste vi dico che rispetto magari a quelli di Astra, sono belle, morbide e quant'altro, mi piacciono, però almeno tipo su alcune colorazioni non hanno un colore super pieno, però sono belle, belle, belle come matite, 7,90 euro, top. Io di queste avrò una decina di colorazioni che me li fanno, cioè, ma ne prenderò altre, ragazzi. Ripeto, ho l'ossessione delle matite labbra. Quest'anno per le matite labbra, mascara e prodotti in crema per contouring e blush. Cioè, in poche parole, quasi su tutto il make-up. Vabbè, però. Quindi direi, raga, questi sono i miei preferiti low cost.
Avete visto, sono veramente tanti, quindi io credo che il video durerà veramente tanto. Ovviamente vi aspetto giù nei commenti perché voglio sapere quali sono i vostri preferiti 2022 low cost. Ci vediamo al prossimo video e nulla, raga, vi mando un bacione come sempre e ci vediamo ovviamente nel video della vigilia di Natale. Ciao!